Trissino, a fuoco una roulotte con bombole di gas, esplosione sventata dai pompieri. Alle 16.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Trissino nei pressi della pista ciclabile in via San Rocco per l'incendio di una roulotte con all'interno 5 bombole di GPL in una zona recintata intorno a degli alberi. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano e da Vicenza con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori hanno spento con la schiuma in rogo che avvolgeva la roulotte ed altre masserizie depositate nelle vicinanze. Il personale della squadra, subito dopo il suo primo spegnimento, ha rinvenuto le 4 bombole che sono state poste in sicurezza dopo il completo raffreddamento. Sono ora in corso le operazioni di bonifica del luogo con un piccolo mezzo d'opera per escludere del tutto la presenza di altre bombole sotto la vetroresina colata della roulotte. Aggiornamento delle ore 20:20. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco dell'incendio della roulotte a Trissino proseguono con l'intervento del nucleo regionale NBCR, nucleo biologico chimico radiologico di Mestre, per la bonifica delle 5 bombole di GPL rimaste coinvolte nell'incendio.